Allora, cosa consigli a un pazzo che vuole buttarsi nel mondo dei rally? Dai, cosa vuoi che ti consiglio? Alla fine devo consigliare del bene, perché alla fine è un mondo veramente bello. Prima, io dico sempre, prima di essere delle gare, i rally africani sono delle grandi avventure e sono alla portata di tutti, anche se vabbè, dipende dalle gare che si fanno, ma alla fine tutti si possono togliere delle grandi soddisfazioni. Tu da dove arrivi? Perché sei finito nel mondo dei rally? Io ho fatto tanti anni il mondiale di enduro, ho fatto tanti anni parte anche della squadra italiana 6 giorni, ho fatto 16 6 giorni, che non sono poche, ci tengo sempre a sottolineare. Dai, sono stato un buon pilota di enduro, ho vinto anche abbastanza tanto, mi è mancato poi, sicuramente mi è mancato il titolo mondiale, sono arrivato vicino qualche anno, però alla fine non c'ho rimpianti perché ho sempre dato tutto. E poi alla fine avevo voglia di cambiare aria, era sempre stata la mia grande passione la Dakar, perché fin da ragazzino seguivo le geste di Ciro De Petri e di Orioli, Franco Picco e dopo Fabrizio Meoni, così, e pensando ho detto mi sarebbe piaciuto finire la carriera nei rally africani, e invece è tanti anni che ci sono nei rally africani e mi sto togliendo delle soddisfazioni anche qua. Per prepararti alla tua prima Dakar, cos'è che hai fatto? Ho avuto una fortuna, io ti dico sinceramente, a fare la prima Dakar, perché alla fine un team italiano, era un team ambizioso, ha fatto parecchi piloti e un team manager di eccezione come Jordi Arcanons, e ho avuto la fortuna di andare 3 volte in Marocco prima di fare la mia prima Dakar, e poi vabbè, ho fatto un debutto alla grande, ottavo assoluto, miglior rookie quell'anno. Cosa dire, alla fine l'ho preparato bene e poi vabbè, arrivavo anche da una stagione nell'enduro tra 6 giorni assoluti, gare di mondiale, tutto sicuramente, e fisicamente ero preparato. Che gare consigli di fare per un neofita? Vabbè, innanzitutto fare qualche gara di Italiano Motorelli, che non è male perché inizi a navigare, a sapere come funziona un roadbook, come si interpreta un roadbook, che non è facile, e soprattutto anche col trip e tutto. E dopo invece, vabbè, se vuoi debuttare in una gara africana nel deserto, Marzugarelli è una gara molto facile e difficile, perché c'è tanta navigazione, però alla fine è un po' alla portata di tutti, perché sono tappe da 200 km e c'è tanta sicurezza, perché veramente gli organizzatori curano molto la sicurezza, c'è l'elicottero di emergenza e tutto, e queste cose non bisogna mai sottovalutare, perché quando ti succede qualcosa nel deserto non è facile che ti vengano a recuperare, con un elicottero si sbrigano facilmente le cose. La tua peggior avventura, tra virgolette, e invece l'emozione più grande, quali possono essere? Avventure peggiori ce l'ho avute un po', perché alla fine tra disfatte alla Dakar, di rotture moto, di cadute o anche altri rally, perché alla fine vi dico sempre, i rally sono complicati perché si fa tanti chilometri al giorno di prove speciali e le gare durano veramente tanti giorni, e fare un errore o un problema alla moto è facile che ti può capitare. Avrei una lunga lista della spesa da elencare, è meglio che non elenco niente. Sicuramente, quella che mi dispiace più di tutto è stata sicuramente la Dakar 2013, il penultimo giorno, quando ero in quinta posizione e mi stavo giocando un podio. Sicuramente quella lì è stata quella più pesante. Poi, vabbè, non le dico, 2016 alla prima tappa mi sono rotto un polso, sono continuato fino all'undicesima tappa, che poi ho rotto la moto ed ero ancora nei 10 con un polso rotto. Sicuramente quell'anno lì arrivavo in forma perché avevo vinto il Marzugarelli e avevo veramente un bel passo. Invece, vabbè, gioie più grosse, l'Africa Race, sicuramente nei rally metto questa, Marzugarelli, due Sardegna. Alla fine, quando vinci un rally, è sempre ti dà molta soddisfazione, perché sai di aver fatto tutto perfetto, non solo nel smanettare, ma anche nel navigare, che è la prima, secondo me, quando esco dalla speciale, la prima cosa che mi metto sempre in testa e che mi dico: dai, ho navigato bene, non ho sbagliato niente, sono contentissimo.
E come allenamento, come ti alleni e come consigli di allenarsi? Io dico sempre che bisogna allenarsi bene fisicamente durante l'anno, fare qualche gara, come ho detto, di motorelli, qualche gara magari si riesce, magari internazionale, come potrebbe, c'era fino a qualche anno fa il Re di Sardegna, che veramente la Sardegna è un po' un posto magico, o riuscire a fare un Transantoglia, un rally da 6 o 7 giorni, e poi nell'ultimo periodo, prima di fare una grande gara come può essere una Dakar, una Africa Race, bisogna venire a fare una settimana in Tunisia o in Marocco per veramente testarti fisicamente, perché io dico sempre, se vieni qua come abbiamo fatto noi qualche mesetto fa in Tunisia, 6 giorni di moto, penso che uno con le ore che stai in moto, i chilometri che fai in quell'allenamento lì, non le fai neanche in 3 mesi di allenamento in moto. E visto che questo video uscirà il 5 gennaio e tu il 5 gennaio sarai in Marocco, pronto a partire per l'Africa Eco Race, che obiettivo ti poni? Sarò a Monaco. Sarei a Monaco il 5 gennaio. Il 5 gennaio imbarco a Savona. Ok, visto che inizierai a essere un po' in temperatura gara, quale augurio ti fai, quali obiettivi ti poni? Mi faccio un augurio di fare una buona gara e divertirmi. Questo qua è il primo obiettivo che mi sono dato da qualche anno, prima di tutto divertimento, divertirsi e cercare di fare il massimo possibile. Il massimo possibile sicuramente è tentare di replicare quello che ho fatto l'anno scorso, non sarà facile, quest'anno siamo parecchi partenti in più e questo mi fa anche un po' di onore, dai, che alla fine ho fatto parlare bene della gara e quest'anno c'è stato un aumento dell'80% delle moto e superano le 90 moto e questo mi dà un po' di orgoglio. Cosa dire, sarebbe bello replicare. So che sarà difficilissimo perché, come ho detto, i rally sono veramente complicati nella gestione della gara, non solo noi come piloti, ma anche del mezzo meccanico. Bisogna risparmiarlo perché fare una gara di 13 tappe, fare 6.000 e passi chilometri non sono facili per la moto. Va bene, grazie, botto in bocca al lupo. Crepi, mi raccomando, seguitemi e sostenetemi che ne ho sempre bisogno.